Sì, ma perché hai fatto volare quel povero DS? Ha ricevuto un messaggio da Zazel. Il doppiatore! Il doppiatore di Zazel! Io sto ancora pensando al pietro di Zazel. Oh cavoli ragazzi, che pugno nello stomaco, un bel pugno però è stato, grande, e vabbè però. Manca solo qualche reference e siamo a posto, eh. Ah, Medal Wars? Come Medal Wars? Che è successo? C'è un posto che si chiama Medal Wars? Ah, Yomakai! Il classico ring dove fai le battaglie di Yokai Watch. Nel mondo degli M, nel mondo yokai. Quindi nel mondo umano c'è Yomakai a due passi da casa tua. Che bello proprio. Le bellezze della vita. Eh sì. Ah no, dobbiamo combattere? Ok. Ma se me li fai scegliere tu non vale, cioè. Ah, contro la CPU? Oddio, la signorina qua. La fanatica dei combattimenti. La figlia del dottor, del signor Regulon. Ok. Stato. Ah, meno un biglietto, un tagliandino. Mio Dio, la voce di Zazel, ragazzi. Più ci penso, più mi sento male. Colpite duro, ragazzi. Pronto. Grande! Nikomata! Wow! Carnino? Prendici le mazzate, Carnino! Finito. Ma quegli animelli? Sì, ma amico mio, lagga di meno, per favore. Ah, due monete trofeo. Posso affrontare lui ora? Lei, scusa, lei. Mi sembra più che fattibile. Ad Arknian in squadra. Il mio secondo yokai preferito. Darknian. Corre, corre, Darknian va e gira per la città.
Per difendere la libertà. Vecchissima canzone di Batman del 93, se non sbaglio, addirittura. No, forse in Italia è arrivato più tardi, però il cartone è del 93. Wow, quanti danni ci hanno fatto, ragazzi, attenzione. Colpiamo con tutto quanto il nostro potere. Devo cambiare, non lo so. Al posto di chi? Non so, ragazzi, non so chi. Mena, basta che meni. Però devi prenderceli. Cavoli, mi sta facendo il sederino nero, eh. Cosa? A lui, non me ne ero accorto. Però vinciamo. Sì, abbiamo vinto un po' per fortuna, però abbiamo vinto. Ok, facciamo contro uno che c'ha questo qua. Ho saltato uno praticamente, ho saltato lui. Non sono importanti farle, però facciamole. Oddio. Vai. Appena pronti di energia, ma serioso. Mamma mia, che male. Come sanno. Tranquillo lui. Sì, però prendicela. Grande, è andato. Vinto. Sarà piuttosto veloce. Sì, però che laggate che tira. Mi ha scritto: potrebbe non essere ottimizzato per il tuo dispositivo. Ma sti cavoli. C'ho un dispositivo che altro che da gaming qua. Altro che da gaming. Oh, abbiamo Inao. Hayley. Luna. E oddio, quanto è creepy qui Luna. Proprio sta tipo così, ti guarda con gli occhi spalancati. Ha un team di tutto rispetto che però io butterò giù con molta abilità. Appena siete pronti, già. Ehi, fermati. Ma cosa? Mi ha fatto forfettare la battaglia? Non ci posso credere, mi ha fatto forfettare la battaglia. Niente, c'ho un biglietto in meno. E allora combatto contro Nathan, dai, contro Keita. Livello 5. Yokai forti. Però io devo vincere io. Anche senza tank devo vincere. Quella di prima contro Luna l'ho forfettata per sbaglio. Ci picchia, devo stare attento a quello che premo. Ok, pronti? Vai ragazzi. Appena è pronto subito Energimax. Tutti quanti. Grande! Come l'ho sconfitto veloci! Mi dispiace per la lotta contro Luna che per sbaglio non lo so, boh. Non so che ho premuto. Abbiamo vinto, va. Più 4. Beh, se sconfiggi il livello 5. È il minimo. Real time battle. Ah, contro persone vere. Ah, sto cercando qualcuno. Cavoli. Facciamo subito una battaglia contro una persona vera. Mi sa che c'è ragazzi. Mi sa che c'è. E vabbè, ma contro chi mi ha messo? Una che c'ha dei livelli assurdi. Ah, Fuimuro che è super difensore della vita. Piano. Che è successo? Mi ha sconfitto.
Vabbè, ma avete visto i livelli che c'aveva sto tipo? O sta tipa? Yuset. A parte che sta molto più alta di me nella graduatoria, ma c'aveva dei livelli. Ah, livello 7. Vabbè, però, dai, vai a mettere contro un livello 7. Che matchmaking è? Fatto a caso proprio. A caso, non. A caso, detto a caso, sia chiaro. YouTube, algoritmo di YouTube, non facciamo scherzi. Ok, quello sotto invece è ancora in preparazione. Niente ragazzi, allora finisce così. Ah no! C'è Selvoscura. Facciamo il monte Selvoscura allora, dai! Giochiamo un bel po', giochiamo allora. Grande, yokai evocati! E in arrivo un bel squadrone! Combattiamo! Livello 5 sono loro, se non sbaglio. Quindi ci terranno delle belle mazzate. Non serve. Ora serve. Tutte contro uno, vi siete accaniti? Imbecilletti! Tutti contro uno sono andati. Andiamo avanti, va. Sul ponte? Sul ponte? Grande Komasan! Komasan ci vede lungo, ci vede, eh? Ha capito che il nemico era dietro e non davanti. Ah, contro blocco spino, se non sbaglio, si chiama questo. Invece peso spino è l'altro. Vai, Nekomata! Komasan, è il tuo momento! Perfetto, è finito! E blocco spino se ne va! Oh, bene, questo è il primo livello. Oddio, che è successo a Komasan? Scusa, si era buggato un attimo. E sale di livello il rango del Watch. Cioè, sale di livello il Watch, non il rango in sé. Possiamo anche andare in Fever Time, davvero? Livello 7, iniziano ad essere difficili, eh? Forse dovrei proprio dare un attimo un'occhiata al potenziamento di miei yokai. Però non posso usare gli yokai che non uso in battaglia e sacrificarli solo per far salire di livello alcuni. Poi sono di rango D comunque sia, voglio dire, non è che ho giocato molto ancora. Vai, ora! E vai, e anche la prima fase del secondo livello del Monte Selvoscuro è andata. Eccoci qui, nuovi avversari. Nekomata dovrebbe essere pronto ora, perfetto. Ah, colpisce un solo avversario però. Grande, grande, grande. Traghetto fa dei danni assurdi anche, eh. Ah, duro boscide. Ora esisto. No, questo è. Incontifante. Lui dovrebbe essere carico. Ecco. Giavellampo è carico e fa. Un grandissimo danno. E Incontifante se ne va. Vinto. Victory Royale. Ah, ok, ho un bel po' di sfere a quanto pare da poter usare. E allora usiamole. A livello 6 che fa? Si è diminuita la potenza? Da 7 andiamo a 6?
Ah, c'è lui. Ah. Va bene. Dopo questa provo a vedere se di potenziarli. Cioè, dovrebbe essere facile, no? Basta che vado a casa, nell'appartamento, quello che è. Dovrebbe essere una casa, ovviamente. Ciao, Overnian! Ti prego, dimmi che vieni in squadra con me se lo sconfiggo. Ah, devo proteggerlo! Dai, facciamo una cosa veloce. Perfetto, ragazzi, bravi. Lasciatelo stare. Quando volete, eh. Grande. Ah, tutta quanta così si svolge. Non lo so, è pronto, no? Ah no, vabbè, ha fatto un bel danno, ha fatto. Bella difesa, ragazzi, bella difesa, mi è piaciuta. Qua. Stiamo difendendo bene, eccolo. Sì, ho visto che era pronto. Ah no, perché non ho pronto per cambiare. Ora ce l'ho. Vai. Ohia. Ok, quasi è andato. Grande, abbiamo difeso il nostro Overnian che, cioè, d'ora diventerà amico, no? Vediamo un po'. È giusto dire nostro, sì. Beh, ci credo, anche per lui deve essere difficile combattere contro tutti quanti questi nemici da solo. Allora, level up, scelgo lo yokai, in questo caso Nekomata. Ah, qua bisogna solo premere. Diamogli un po' queste. Magari volete, è uno spreco usarle ora, su questi yokai. Magari sì, però per iniziare penso che ci sta tutto quanto. Poi c'è anche la gacha, c'è l'evento sulla gachapon. Ah, con queste monete posso quindi fare la summon. Sarà una multi? O una normale? Oh, attenzione, pare che ci sia qualcosa di... Oddio, Whisper, che succede? Ah, Benkei! Benkei, proprio letterale. La multi-summon allora! Carnino, vabbè, Carnino mi è relativo, Carnino. Chi esce, chi esce? Felicio. Vai, un'altra. Quante ne facciamo in una volta sola? Oh, attenzione. Oh mio Dio, questa è rara. Questa è rara? Chi è? Misterioso. Oh, Robonia! No, aspetta! Robocoma! Robocoma! Perché ho usato le mie sfere? Perché le ho usate? Lo sapevo che facevo male. Se avete detto Andrelink fai male, avete ragione, Pioggianna. Yukio. No, Yukion è la donna delle nevi. Questa è... Mizuon dovrebbe essere acqua. O è proprio pioggia. Ok, questa è pure rara. Ah, con Fuxi.
Questa è infuocata. Ah, la controparte di Benkei. Questo è Benkei dorato, praticamente. Benkei armato, una cosa del genere. Non so se sono scriptate, perché il giocatore con cui ho combattuto prima aveva Robocoma, Aurobonian, Benkei, Piaggianna. Dico, non è che sono un po' scriptate forse le prime? E mi sto esaltando per nulla? Un'altra Piaggianna. Un altro Carnino. Andiamo avanti veloce ora. Robocappa! Robocappa grande! Un rango A. Ma quante ne ho fatte? 4 per... Oh mio Dio! No... Ma quante ne ho fatte? 11! Perché così tante? A quanto pare Robocom e Robocappa sono molto rari. Vai, un'altra! No, 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 ferma, ferma. Step 2? Come step 2? Ah, ancora ne facciamo? Oddio, Negasus! Cavolo! Negasus pure è raro, rango A. Ah, eccolo! Com'è che si chiama lui? In italiano non mi ricordo. In giapponese Fuji no Yama. Monte Fuji. Praticamente. Montagna Fuji. Ah, lui! No, Dolor! C'ha un nome strano questo. Non è Dolor, c'ha un nome strano. Povindovino! Vai, vediamo un po' chi esce. Ah, è ancora lui. Andiamo avanti veloce, ecco, questo qua. Perfetto, era lui Duroboscide? Overgnan! Mi è uscito Overgnan! Rango B però. Non è... Poi non abbiamo... L'abbiamo salvato prima, ma non ci è venuto in squadra. Oh, un altro Robocoma! Oh, Babbo Saetta! Grande! Questo è raro. È lei! Nyan Maonna. Praticamente Magi Nyan si chiama in italiano. Che belli! Step 3. Da rango C a rango S possono uscire. Va bene, facciamolo. Non ho più nulla. Bene. Allora, questo giochino intanto lo continuo a portare. Vediamo un po' lo shop se ci sono. Ah, ecco. Con queste qui col. Ah, ma queste sono. Ah! Queste monete qui però sono importanti a quanto pare. Le medaglie puoi comprarti volendo. Ah, mo capisco. Sì. No, 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 no. No, no, non compro nulla, non compro. Finiamo il Monte Selvo Oscuro e terminiamo questo secondo episodio. Ah, c'è lui? Ah, tre energie ci vogliono qua. Beh, siamo abbastanza forti per farlo però, eh. Siamo a livello 9, anzi, due a livello 16 e gli altri, insomma, a un livello abbastanza altino per riuscire a battere questo yokai qui a livello 9. Penso che ce la facciamo. Mi pare di aver capito però che una volta sconfitto un livello, gli yokai di quel livello diventino più forti. Mi pare di aver capito. Ah, ci hanno incantato. Non importa, Energimax me lo tengo per un'altra. Per la prossima battaglia. E lo userò proprio ora. Dietro! Tutto sbagliato proprio. Giavellampo non ha colpito bene. Perfetto. Oh, chi è? Ah, sì, è lui, giusto. L'avevo già visto prima. Va bene, va bene, va bene. Ho gli yokai adatti per sconfiggerti. Tre
Draghetto anche pronto. No, aspetta. Vai, Cibanyan. Ah, ok, è andato bene. Ci ha preso delle belle mazzate. Mi piace, mi piace. La cosa che non mi piace è che dovrò perderci un po' di tempo su sto gioco, perché già tempo per giocare ad altro non ce l'ho. Già trovo difficile il tempo per caricare i video sul canale, figuriamoci a giocare a questo offline addirittura. La cosa buona è che ci sono le missioni con cui puoi ricevere alcune ricompense speciali, tipo le monete queste qua azzurre che sono molto importanti. Ah, però... hai capito? Si riaffrontano i livelli qui al Monte Selvoscura. Bene, 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 allora. Non mi tiro di certo indietro. C'è Curaling con noi. Ah, bene, bene, bene. Che fa? Ci cura del durante? Penso di sì, eh. Chi è che ci sta a prendere quelle botte, oh? Ragazzi, fate qualcosa? Curami, Curaling! Sta linguaccia. Combattete! Fight! Mamma mia, che botte! Vai, draghetto! Botte, schiaffi, calcio ammaccato. Perfetto. Ah, eccolo qui. Rinofante. Perfetto, colpisci! Vai, Cibanyan! Draghetto! Ah, non sono carico, non sono carico per scambiare! Scappa, Cibanyan! Ora posso cambiare! Draghetto! Vai, draghetto! Ma no, è sbagliato il bersaglio! Bene. Bello sto gioco, ragazzi. Bello, bello. Mi piace. Ah, Curaling, bene. Potrebbe tornare comodo uno yokai che cura. Ok, un altro livello del Monte Selvoscura. Ancora contro di lui? Facciamolo in fretta, allora. Bene, ora c'è il boss, ragazzi. Questo è di livello 11, è più forte di quello di prima. Ma dobbiamo farcela. Dobbiamo assolutamente farcela. Ed ha sconfitto anche lui. Ok, vediamo un po'. Ah! Rank up! Ci fa salire di rango? Ma scherzi? Lui. E mettiamo lui come capro espiatorio? Ah, con le boccette ci fa salire al rango D e 20 monete. Vabbè, finché non sono monete. Proprio lo yokai che meno volevo far salire. Però vabbè. Bene, bene, rank up, ok. C'è anche skill up, ho visto, per far salire l'abilità. Sotto non ho letto bene. Dobbiamo ancora completare missioni qui. Oh, l'ultimo! Livello 13, più difficile. Contro questo qua. Com'è che questo qua è il generale... com'è che si chiama? Questo è forte comunque. Ah, meno 4 punti ci vogliono. E facciamolo! Mi sa che lui è forte, molto forte. Lo Scarafante, può essere? No, Scarafante è quell'altro. Generofante. No, com'è che si chiama? Generale. È generale comunque sia. Quello che fai con la fusione tra l'anima del generale e Rinofante e Scarafante. È fortissimo.
È una fusione lui praticamente. Bene, bene. C'è la Covernian a quanto pare. Forse Covernian stava cercando di difendere il Monte Selvoscura. Bene, vai, ci bagna la furia zampettante. Ci ha preso le mazzate solamente, draghetto. Vai, un po' sprecata la cosa dell'Energimax, però dai. Ci stava, sono forti, eh. Subito Kamikappa. Perfetto, come sa me lo tengo per il boss, che ho visto che è carico. Eccolo qua. Pronto? A noi due. Kabuto. I danni sono buoni. Ok, Cibanyan è pronto. Anche lui è pronto. A posto il draghetto. Vai, cambia. Wow! Ci ha steso il giocatore, il yokai. Vai, ancora. Ok, perfetto, è andata. E abbiamo sconfitto anche lo yokai più forte del Monte Selvoscura, a quanto pare, eh. Sì, questo qui anche era controllato da un frammento di medaglia malvagia. Però non è un boss, non è un boss forte questo, eh. I boss forti sono ben altri. Perfetto, abbiamo completato anche il Monte Selvoscura. Quindi direi che possiamo fermarci qui, no? Capitolo 3. Beh, con questo episodio sì, possiamo fermarci qui. Oh, voglio, cos'è l'incontro nel Far West? Ma come, così subito? Oh, che succede? Che succede? Non c'ha voglia? Mi dispiace, ho voglia, non so che dirti, ciao. Deve salire di rango, non di livello. Ve l'ho detto, ve l'ho appena detto. La canzoncina di Lord Italiano. Piano, piano, non ti corri dietro nessuno quando parli. Calmino, ma io voglio sentire ancora Zazel. Quella voce, quel modo di parlare, quel timbro vocale mi fa pensare a Zawardo. Bene, Kuj, questo secondo episodio di Yokai Watch Medal War termina qui. In realtà ho registrato i primi due episodi insieme, sono un tantino esausto, anche perché è stato un continuo susseguirsi di emozioni. Quindi, nel prossimo episodio direi di... Un attimo, una cosa sola voglio vedere. Ah, se affrontiamo alcuni livelli ci danno delle ricompense speciali però. E questa cosa è molto importante. Però nel prossimo episodio andiamo avanti. Cercheremo di salire di rango, non solo di livello, con lo Yokai Watch. Io spero che questa serie vi piaccia perché sinceramente l'inizio non è male e mi sta intrigando parecchio. Io come sempre vi ringrazio e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!